Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo nuovo 100% vlog. Sono bello abbronzato perché stamattina, che per me è il 25 di maggio, sono andato a lavorare qui in UK, è festa, quindi sono andato a prendermi parecchi bei soldini perché vengo pagato come bank holiday, quindi come festa. In più vengo pagato per come tutte ore straordinarie. E ho fatto dalle 8 alle 15, però loro vogliono pagarmi dalle 8 alle scusate, perché ho fatto dalle 8 alle 13, però loro comunque vogliono pagarmi dalle 8 alle 15, quindi metto io un sacco di soldi, io sono felicissimo. Ho lavorato di piccone, ecco perché sono bello abbronzato, bello scuro. Anche questa fa parte della vita in Inghilterra. Adesso mi sono appena svegliato, appena. Da noi qui sono circa le 4 del pomeriggio. E niente, stamattina, tra l'altro, anzi alle 3 di questo pomeriggio del 25 è uscito questo video qui che riguardava la gelata che ho purtroppo subito nell'officina visitare nell'orto del 12 maggio. Adesso scendiamo che Anna mi ha preparato un sostanzioso spuntino, diciamo, di pomeriggio, mi fa così di tiri un po' su visto quello che hai lavorato. Andiamo a vedere che cos'è. E sigla? Io non ce l'ho la sigla, metto la musichetta che fa lo stesso. Ecco, Anna, cosa mi ha preparato di buono? Pasto dei campioni. Cosa prevede il menù? Tè all'inglese, cereali, tè all'inglese con cereali, ok? Mela, yogurt, miele e frutta. Ecco. E un pezzettino di Oh, che amore, grazie mille. Fa un sole incredibile, ragazzi. Infatti, abbiamo dovuto abbassare quella tenda lì perché sennò la cucina si surriscalda un sacco. E poi andiamo a vedere anche l'orto come è messo. Io ho già dato un po' di acqua. Bene, cominciamo questo pasteggio perché sì, ero veramente stanco quando sono arrivato a casa all'una e mezza e perché sì, lavorare con il piccone per 5 ore di fila, vabbè che non mi sono mai fermato un secondo e ogni tanto vabbè, mi fermavo, mi hanno anche offerto l'acqua fresca, per quello non è solo a mangiare tutta questa bontà. Questi biscotti all'avena sono i biscotti e i tre ingredienti. Biscotti tre Sì, ingredienti. l'uvetta come dolce piccante naturale, quindi senza zuccheri in aggiunta. Ottimo. Avena, Avena, gluten fantastica. free però, E le banane. banane mature. Ottimo. Magari non sono più buone da mangiare perché sono un po' troppo mosce. No, a me piace, pensate, Le no, invece sono ancora buoni. spremi, li mescoli tutti insieme Poi vedremo e il risultato vengono dei finale. biscottini deliziosi, già almeno a me piacciono. Ottimo. Le mie ricette preferite a occhio, ossia tante banane quante ne vuoi e In questo quante caso ce ne ne sono tre. hai. Uvetta quanta te ne piace e avena quanta ne basta per assorbire la banana. Bello. Semplice, Zero ricette, insomma. zero ricetta. No, l'importante è che le banane siano molto mature e che dopo sia facile creare una pallina per metterla, più o meno quando è così, appiccicoso ma non troppo. Dopo 10 minuti sono cotte. Bene, facciamo un salto così, dai. Tanto capo diventa il 100% vlog. Finché io finisco il mio tè, Anna comincia a fare i suoi biscotti. Buonissimi, almeno se piace la banana, invece ne la vena. Leggeri e sani. Sani perché non hanno aggiunta di zuccheri, sono solo quelli naturali della frutta. Si può anche variare perché magari c'è chi piace con le gocce di cioccolata. È vero. A me piace l'uvetta.
devono solo un po' solidificarsi e abbrustolirsi in forno, non è che devono cuocere propriamente. Ecco. Quanti ne abbiamo fatti? 3, 6, 9, 12, 13. Buonissimo. Complimenti, Anna. Non so più dove mettere le cose, ho lasciato le cose da solo.